Ci sono Francescone e Ragnar membro duro, i bretoni e i vampiri, gli orchi e il caos maiale, i nani e Holden cuor di culo. Non manca più nessuno, solo non si vedono le batterie di pentole. Che cazzo! Salve a tutti, amici e amici di Scassoi Rome, siamo di nuovo su Attila Total War! No, in realtà è soltanto Warhammer. Comunque, siamo tornati nella nostra campagna in cui, vi ricordo, l'ultima volta eravamo assediati da Fellman Ingersson, che è stato rireclutato non si sa quante volte, cioè ogni volta che torna nel nord della Norska, lui e i suoi commilitoni, amici, compagni di merenda, gli dicono: "Tu hai fatto una campagna di merda, ma ti meriti nuovamente un incarico distruttore nel sud dell'impero, dove andrai a distruggere tutti i nostri eserciti che abbiamo messo su con tantissimi soldi messi da parte, quindi sei un cretino". Io passo il turno perché era l'ultima cosa che dovevo fare. Tra l'altro mi avete detto, Enea in particolare mi ha detto, che sono più passivo di Cicciolina quando lo prendeva in tasca da Rocco Siffredi. Se mai l'abbia preso in tasca Rocco Siffredi, non lo so, onestamente non ho questa cultura videografica io. Però continuiamo il discorso serio. Il fatto è che la mia passività, amici miei, intanto guardate Artois come si muove stupidamente nei miei territori, è dovuta semplicemente da un unico fatto: che ho il timore di smerdare tutti questi turni, tutti questi episodi che io ho fatto su Warhammer con una mossa falsa. O falsa come i contatti che mi circondano. Guardate gli Skyring che intanto sono tornati indietro. Purtroppo ho lasciato la visuale troppo bassa, quindi non riuscivo a capire bene la situazione, però ho ben compreso di quanto sia nella merda Vasily Quiet, porca puttana. Now, siamo fottuti. Vediamo di fare una cosa fatta per bene. Siccome Fellman Ingersson è un maledetto bastardo che sta attentando veramente alle sorti della mia regione del Midland barra Marienburg, e vedendo Artois che si sta con Khil di Frodio maledetto levando dalle palle i tre passi per andare a difendere i propri territori, e vedendo proprio che Vasily Quiet si trova quiet quiet nella cacca pupù, tanto recluto altri spadaccini, voglio portare l'arcidettore qui, ma non prima di aver sistemato altre cose. Non ho tanti soldi, questo potete capirlo ormai dal fatto che mi sono crollati i soldi proprio per il mantenimento pesante dell'esercito. Quindi devo fare questo: una casa della tessitura, e ad Averheim, che abbiamo quanto di ordine pubblico? Più 9, molto bene, ma secondo me perché a Grenstad. No, in realtà neanche più di tanto. Io pensavo perché ci fosse Carlo Francescone. Ora la questione è questa: trasporto lui a Grenstad e ad Averheim riporto Carlo Francesco. Mi muovo, come voi mi avete detto di fare, contro Fort Oberstar. Vorrei fare una cosa: lo Stirland ha una sfiducia imperiale e questo molto probabilmente influisce sulle relazioni diplomatiche con me. Facciamo un transito militare per poter entrare magari in futuro in un'alleanza confederativa con loro. Non vogliono neanche fare un'alleanza difensiva, quindi per ora niente. I nani, quando è che si decidono dall'alto della loro dannata forza ad attaccare i conti vampiro, che purtroppo stanno ancora temporeggiando? Castel Quiet, ancora 5 turni e mi crolla. L'importante è che questi rimangano qui a Castel Quiet e non lontani, distanti da altri punti di comando o di contatto. Quindi vediamo una cosa. Anzi, no, non ce la fa, cavolo. Ormai Vasily è caduto in disgrazia e non riesce neanche più a muoversi in battaglia rapidamente contro il nemico. E l'arcirettore Cadorna, che purtroppo dovevo mandarlo contro i vampiri, ma ragazzi, io non ce la fo in tempo a muovere battaglia. Non lo manderò assolutamente mai in marcia forzata contro Fellman Ingersson. Questo perché lui ovviamente potrà tranquillamente attaccare le armate del mio Cadorna, che adesso Cadorna sta cercando di rivalutarsi. È lui l'uomo effettivamente ad avere un esercito veramente ponzo. Un tempo stava rintanato da tantissimi anni dentro la cittadina di Wissembourg. Gli erano cresciuti questi canini strani che il medico pensava fosse semplicemente congiuntivite. E da mezzo vampiro che lui si ritrova, dovete immaginare che durante le sue crisi di vampirismo, ogni tanto ha questi tic nevrotici del tipo dentro di sé, che deve cercare di contrastare il vampiro che si sta formando dentro di lui. Adesso lo sta andando contro Fellman Ingersson. Tra l'altro, piccola parentesi, gli occhiali che vedete, che sono nuovi, li ho fatti su, ovviamente, visita oculistica. Ed è emerso dalla mia visita oculistica che io sono e che soffro di fotofobia. Cioè, io ho il timore, diciamo, ho la fobia della luce. I miei occhi non sopportano la luce. Dite addio allo scazzone, ragazzi, perché molto presto diventerò un vampiro della notte. By the comet! Vediamo se il Papa Francescone,
non riesce a fare niente perché gli mancano i soldi. Ma la Chiesa dov'è che ha i soldi, Papa Francesco, eh? Troni d'oro! Purtroppo io non voglio attaccare con Carlo Francescone, fin tanto che Carlo Francescone ha veramente poche truppe, pochi eserciti, pochi... stanno poco bene. Attenzione, un vampiro, uno spettro di merda si aggira nel castello di Carlo Francescone e cerca di convincerlo al vampirismo, proprio come hanno fatto con me. Ma tra pochi turni arriverà il caos, mi sembra nel 100 qualcosa, mi avete detto nel vecchio episodio, quindi siamo proprio agli sgoccioli e dobbiamo prepararci all'imminenza della morte assurda, ed è per questo che voglio sistemare la questione con gli Skyling una volta per tutte, perché guardate, assediano Gorshel e ci prepariamo con... Merda! Cos'è questa storia? No, non è possibile! Non è possibile, attaccano Vasily Quiet e Albert Schwaft! No! Merda! Merda, merda impanata di merda. Non posso perdere Vasily Quiet a Gorshel. Stava cercando di redimersi. Stava cercando di ritornare. Un pochino come Alcibiade. Alla gloria passata. No, cazzo. Non ce la faremo mai, ragazzi. Merda, la voglio combattere. Non lo so. No, ma combattila. Combattila dentro la città. Cosa cazzo esci dalla città? Minchia, è vero, su Warhammer non c'è la possibilità di difendersi in città se c'è... Ma che cosa? E io pensavo, se combatto in città forse me la posso giustrare. Cazzo. Se noi dobbiamo morire, lo faremo con onore. Abbiamo questi eserciti che con tutta probabilità ci verranno loro addosso, perché sono loro i pezzenti di merda che hanno dichiarato attacco. A meno che non si decidano, vedete... Eccoli qua ad aspettare le forze di Fellman Ingerson, cioè l'uomo che è in ritirata assurda. Lo attendo con tutta la bastardaggine di un uomo, cioè Vasily Quiet. Eccolo qui, guardate l'uomo, l'uomo che ha combattuto per l'impero con questi baffoni alla quiettona, la sua vita appesa al filo di un rasoio probabilmente, oppure al filo del martello di Carlo Francescone, ma non decide di ritirarsi, l'uomo che è tornato ad Occidente per difendere l'impero dalle invasioni barbariche romane. Teniamo soltanto due lancieri per tentare di contrastare l'avanzata di questi qui, anche se servirà ben poco. Questi qui li mettiamo in modalità schermagliata, come mi avete detto di fare da sempre ormai, che sono i nostri balestrieri. Altre due truppe qui, uomini, resisteremo, aspettiamo Fellman Ingerson, eccolo qui, pezzente pezzo di merda. Pensavi di farla tranquilla e di farla franca, ma io ti vengo addosso subito, non ti do un motivo di scappartela, bastardo, te con i tuoi carri falcati di merda. Forza uomini, uomini, coraggio, correte, abbiamo la forza, abbiamo la sicurezza dei nostri avi, dei nostri uomini mortali, delle nostre storie. Spaccheremo il culo a questi bastardi, forza, doppio colpo contro il carro del caos. Abbiamo attaccato, li dobbiamo chiudere a tenaglia qui dentro. Li dobbiamo chiudere a tenaglia qua. Vai, vai, bloccate, bloccate, bloccate. Voi pensate a questi? Non tutti su di loro. Attenzione, questi qui se la stanno vedendo molto male. Voi andate a raddoppiare sul fianco esterno, Fellman Ingerson. Dobbiamo distruggere Fellman Ingerson. Guardate Vasily Quiet. Con che colpo di maestria e di coraggio ha attaccato gli Skyling. Perché Fellman Ingerson non si aspettava certamente un attacco. Eccolo qui il bastardo, sulle retrovie principali. Attenzione, qui ci stanno distruggendo l'esercito. Ci stanno mandando via con i mastini da guerra. I nostri codardi stanno scappando. Vasily, rimani dove sei, Vasily. Sono troppo sicuri di sé del loro combattimento. Voi cosa state facendo? Tornate indietro. Prendete da dietro questi bastardi. C'hanno gli orchi del caos, c'hanno gli orchi. Se quegli altri rinforzi arrivano da dietro, è la fine. Non ce la faremo mai. E infatti stanno arrivando con i carri. Allora ragazzi, la questione è questa, non ce la faremo mai. I nostri uomini sono troppo spaventati per poter contrastare le forze in mani del caos. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Gorshel cadrà, perché le forze di Cadorna Holden non riusciranno ad arrivare in anticipo contro le forze potentissime del caos. Noi abbiamo fatto quello che potevamo. Vasily Quiet ha fatto quello che poteva. Ha dato il massimo per il suo impero. Ha dato il cuore per sostentare la forza di Carlo Francescone. E nulla di tutto ciò è accaduto. Gloria a Vasily Quiet, ragazzi. Gloria a un uomo che ha dato il massimo per poter sopravvivere e per poter rendere gloria e vita a questo impero. È un uomo che ha dato il massimo nella campagna ad Oriente e noi lo esalteremo per sempre, lo ricorderemo nel nostro cuore. Intanto guardate, i predoni del caos avanzano, le cavallerie con le asce dal lancio si fanno avanti intrepide, perché hanno visto che il nostro tentativo di contrastare il caos era ormai una ridicolezza assurda. I troll del caos si imperano contro di noi, gli alabardiari rimangono, ma finché Vasily rimane, il cuore dei nostri uomini non demorde. I mastini del caos avanzano, i troll del caos sono in parità contro Vasily Quiet, che purtroppo ormai è circondato. Gli uomini ormai scappano, non possono più fare niente. È una disfatta totale.
È un giorno triste questo oggi, ragazzi, perché l'uomo più importante dell'impero, l'uomo che Sigmar stesso venerava, eccolo qui, Vasili Quiet, è circondato da troll del caos e maledetti alabardieri, nemici. Felman Ingerson oggi se la ride perché ci ha distrutto, ci ha logorato un esercito abbastanza importante che stavamo mettendo su. Maledetto sia lui, maledetto sia lui. I troll del caos stanno quasi scappando. Vasili non decide, anzi Vasili scappa, ma probabilmente verrà distrutto. Abbiamo provato a fare il massimo, ho pensato che attaccare Felman Ingerson fosse la cosa migliore. Probabilmente lo sarebbe stato, perché comunque, anche se avessimo distrutto Vali spaccaghiaccio, poi tornare indietro con un esercito logorato dalla battaglia contro Vali su Felman Ingerson non sarebbe risultato a niente. Abbiamo fatto il massimo e Vasili Quiet, col cuore pesante, muore. I Skyling la pagheranno. Subiranno l'ira di Kador, che è giunta la notizia della morte dello statista. Intanto Castel Quiet, mi sembra giusto, con la morte di Quiet Vasili cade la cittadina a lui nota. La riconquisteremo e la ririgeremo in suo nome. Ucciso in battaglia, tesoriere Vasili Quiet è morto. Di certo si tratta di un crudele scherzo degli dei. La morte in battaglia del tesoriere Vasili Quiet. Di nulla lui si seppe. L'arrivo dello straniero aumenta il caos ma ci aumenta i soldi. O togliamo il caos, al diavolo questa creatura. La morte di Vasili non è stata confermata perché nessuno ha visto il suo cadavere dopo la sua ritirata. Sta di fatto che la pagheranno questi qua degli Skyling. Non avranno vita facile. Io starò con Cadorna attaccato a loro, pronto per far loro il culo, perché non posso permettere una cosa simile. Non voglio vedere i miei territori d'Occidente devastati da questi maledetti degli Skyling. Gli Skyling, io devo indire una crociata adesso contro gli Skyling, contro questi bastardi maledetti. Hanno ucciso l'uomo più importante dopo Carlo Franciscone del mio impero. Vedete, il tesoriere. Non c'è più nessuno che può prendere il titolo di tesoriere. Beh, per fortuna abbiamo Strudel, dai. No, comunque, reclutiamo, ma globalmente costa troppo. Aumentiamo il surplus a Grenstad per quanto riguarda la produzione della ceramica, così almeno ci rendiamo più forti. Aumentiamo il villaggio ad Averheim per renderlo sempre più impenetrabile. E adesso è giunta l'ora di fare il culo a quelli di Fort Oberstar con Carlo Francescone. È in marcia forzata, Castel Quiet è stata distrutta, Heinrich Himmler è tranquillo e sicuro della sua forza. Guardate qui, Maldwin von Karstein, e questo è lo zio paterno di Manfred von Karstein, quello che lo prendeva nel sederino dal nonno di von Karstein, sta assediando Zufbar. Quindi i nani non se la stanno vedendo benissimo, anche se sono ribelli. Voglio farvi capire questa cosa, comunque sono ribelli. Ma abbiamo comunque il maresciallo. Mi ero dimenticato del maresciallo, che attualmente non sta facendo niente, se non che comunque c'è un piccolo esercito
abbastanza miserabile di rinforzi nemici, ma comunque gli Skyrim che non dovrebbero darmi grossi problemi qui con 22 unità. Noi abbiamo 19 uomini, ma siamo sicuramente migliori in campo aperto rispetto a questi bastardi. Vediamo se con l'esorcismo di Papa Francesco riusciamo ad assalire quest'unità. Ok, ci siamo riusciti. Una volta tanto Papa Francesco ha fatto una cosa buona e giusta. Puoi urlare shish quanto vuoi, ma da ora in poi, facciamo un esorcismo qui, da ora in poi il motto è morta agli Skyling per aver ucciso il guerriero dell'impero, il tesoriere Vassili Quiet, possa la sua anima riposare in pace, è salito nell'Olimpo degli Dei insieme al grandissimo Faramondo e insieme al grandissimo Halfdan. Pezzenti maledetti, passiamo il turno. Mi sto chiedendo, visto che mi avete detto di muovermi rapidamente contro i conti vampiro, dove sia la forza dei conti vampiro. Eccoli qui, me lo stavo proprio chiedendo. Mi hanno visto arrivare e subito provano a camperbad, a camperare. Attenzione, cosa vogliono i nani? Un transito militare. Vi do il transito militare se facciamo un'alleanza difensiva e soprattutto, tra l'altro loro nutrono rancore, ma evidentemente non si ricordano del terzo o quarto episodio in cui io ho dichiarato guerra a loro. È un pagamento. Avete tantissimi soldi, brutti maledetti. Datemi 2300, molto bene. Ecco, ecco, ecco che arriva un'altra armata. Io non ci posso credere. Non ci posso credere. Si ritirano dopo aver ammazzato come se nulla fosse le mie armate di Vassili Quiet. Questo mi fa una rabbia che voi non potete neanche immaginare che sto provando a trattenere. Tra l'altro mi sa che una unità l'hanno proprio dislocata, cioè l'hanno tolta, non c'è più niente. Non c'è l'altra unità di Felmaning. No, Felmaning non c'è, ma l'altra l'hanno tolta. Io devo rimanere a Gorshel qui perché mi sono veramente divertito e anche troppo. Aspetto questi maledetti. Non li voglio inseguire via nave perché non avrebbe senso. Intanto a Gorshel aumento qui la guarnigione perché quel che è troppo è troppo. Karroburg, allora vediamo. Weismund e Karroburg. Anche qui dobbiamo aumentare le guarnigioni, che è quello che mi interessa, perché da qui probabilmente arriverà il caos. Anzi, questo maledetto del caos... ma qui c'è troppo, vedete? C'è un casino nel caos principale qui, con Ventris. Però facciamo una cosa. Ho bisogno di soldi. Lustland. Uniamoci alla confederazione con Lustland. L'ho pensata fortemente questa cosa, ragazzi, perché ho bisogno di soldi. Ho bisogno anche di territori fantoccio. Cioè, nel caso il caos dovesse arrivare, io distruggo Lustland. Almeno ci guadagno qualcosa. Mi sono dimenticato di chiedergli i soldi, ma intanto ci siamo uniti alla popolazione dell'Ustland. Guardate qui, chi abbiamo? Wolfram l'Astuto? No, no. L'Arcilettore? Ma lui deve essere un personaggio... Io non lo so, ragazzi. Deve essere un personaggio importante, lui. Lui che apparteneva alla Terra del Formaggio. Porca miseria. Altro che Wolfram l'Astuto. Lo richiamiamo Wolfram lo Stupido. Grande Wolfram lo Stupido. Allora, fai una cosa giusta. Abbiamo Wolfenburg che ha, guardate, stallaggio, locanda. Però, Herzig, quello, Beppe qui ci va a nozze, milizia cittadina livello 2, alla fortezza Dottone. In realtà, ragazzi, questo territorio dell'Ochland e cos'è, Lustland in realtà, qui mezzo distrutto, è una fortezza veramente, perché sono ben rifornite con le guarnigioni cittadine. E quello che voglio fare è portare poi Wolfenburg qui, cioè scusatemi, Wolfram lo Stupido qui, a Wolfenburg. Guardate, c'ha quella papalina tipo Henry Gesù Cristo con quella corona di spine di ferro. Lo porterà a Wolfenburg per reclutare un piccolo esercito che potrà tenere poi forse testa ai nemici qui. Intanto guardate, i nemici intendo il caos, guardate l'impero che si è espanso sempre di più. E se non ci fosse la confederazione non ci saremmo mai assolutamente espansi. Rimaniamo in modalità accampamento. Un attimo qui, perché vedete abbiamo ancora dell'esercito da rinforzare. E a Grenzad, madonna, meno 11, com'è possibile? It is time. Aumentiamo i punti salute del nostro grandissimo Von Strudel, non abbiamo soldi. Vediamo se qualcun altro vuole entrare. Oh, lo Stirland, non credo, anche perché con l'unione della confederazione non gli sarebbe più importata la faccenda. A me piacerebbe entrare in confederazione con questi, principati di confine, perché... Ma a parte non posso entrare in confederazione con questi perché non appartengono all'impero. Quindi non posso farci niente. Passo il turno. Posso emanare, attenzione, un editto? Nell'Ochland, l'ordine pubblico è giù, quindi aumentiamo l'ordine pubblico. Vediamo cosa vogliono i nani da noi. Partecipa alla guerra contro i Pelle Verde. Ma neanche morto, amico mio. Te non mi stai aiutando contro i vampiro. Ah! Cosa hanno provato a fare? Hanno provato ad attaccarmi con Carlo Francescone? Forse volevano marciare contro di me. Hanno visto evidentemente
La forza di Carlo Francesconi sono tornati indietro. Allora, questi vogliono un transito militare. Io vi do il transito militare, brutti bastardi che mi avete dichiarato guerra in passato, se mi pagate. Vi chiedo 500 di pagamento, moderata. Va bene, va benissimo così. Magari poi con quelli riesco a fare anche una confederazione con quelli dell'Ustermark laggiù nel culo dei territori dell'impero, per poi distruggere il territorio, perché a me non mi interessa, onestamente, quella cittadina isolata. Ecco, gli Skyling tornano a rompermi i coglioni. Ma quanti sono? Quanti puttanazza sono gli Skyling? Cioè, io ho i territori che pullulano di nemici. Questo mi ricorda la campagna vecchissima ancestrale su Wrath of Sparta, mi sembra dei Beoti. Pieno di nemici nei miei territori. Facciamo con il nostro grandissimo Lord. Vediamo, aumentiamo la presenza ispiratrice. Difesa corpo a corpo. Prendiamo un'altra grande spada. Ah, cazzo, 4 turni. Ma che cosa ci vuole per reclutare le grandi spade, ragazzi? Archibugiere a cavallo, via. A Karoburg facciamo le fortificazioni. Perché ho già visto come si sta per manifestare la questione qui. Certo che comunque, ragazzi, con Wolfenburg, che abbiamo questo stallaggio a livello 2, le scuderie, anzi a livello 3, possiamo fare i cavalieri su semigrifone qui, Quindi, tecnicamente, non ci sarebbe neanche bisogno di farlo qui a Middenheim. Quindi lo tolgo, ci guadagno 2 o 3 soldini in più. Mentre per aumentare, vediamo, l'ordine pubblico che sta scendendo vorticosamente, faccio 2500 soldi, ci dedico la taverna a Middenheim. Probabilmente perché qui non basta più la forza di Ratzinger. Questo è, usiamo Blackdick. Ma non abbiamo soldi. Porca miseria. Wolfram lo stupido, lo portiamo a Wolfenburg perché sta crollando l'ordine pubblico. E non avendo più soldi nel prossimo turno, e anche perché mi sono messo in marcia forzata, recluteremo qualche unità. Vediamo, vediamo, vediamo. A me interesserebbe riuscire a entrare con la contrada. Oh, la contrada, attenzione, ha accettato un'alleanza difensiva. Perché se riesco a entrare con la contrada, questo mi dà un altro esercito molto forte. Guardate, milizia della libera compagnia, ragazzi. Che cavolo sono? Manco io li ho mai visti, sti cosi. Sapete cosa? Sapete cosa? Siccome mi sono rotto, Sigmar con l'imperatore Carlo Francescone, ovviamente. Carlo Francescone si è disperato talmente tanto per la morte di Vasily White che ha passato 45 giorni a martellarsi il pene nel suo accampamento davanti alla Silvania, che adesso per la follia, un pochino come Alessandro Magno per la morte dell'amico omosessuale Efestione, si prepara ad attaccare i vampiri. È un attacco un pochino semisuicida perché c'è Heinrich Kember qui vicino che mi sta col fiato sul collo. Ma se riesco a distruggere Manfred von Karsten, che non sembra avere, a parte il Vargulf, e qualche errore delle cripte, non so cos'altro qui mi aspetta. Aspetta, vediamo un attimo se riusciamo a. No, non possiamo fare niente. Facciamo così: questi si stanno reclutando ora, quindi non è un grosso problema. Lui è l'unico esercito forte, mentre Fort Oberstein ha una guarnigione piuttosto scarsa, cioè degli zombie, dei ghoul, delle cripte. Se riusciamo a fare il colpaccio, ce la scappiamo indietro a gambe levate dopo la battaglia. E quindi io, anche se subisco i colpi e i dolori dell'ande mortuali o mortali della Silvania, attacco. Guardate l'equilibrio di forza com'è a mio sfavore. Io mi fermo qui perché nel prossimo episodio vedrete la battaglia. Ah, c'hanno il Wargeist oltre che il Wargulf. Certo è che se noi non riuscissimo veramente, tanto non possiamo fare niente ad Oriente, abbiamo soltanto questo esercito. Prima ancora che io riesca a reclutare altri uomini, cioè quelli con Von Strudel, che purtroppo è l'unico che c'è rimasto ad Oriente, passeranno molti altri turni e in questi altri turni i vampiri potrebbero riprendersi con forza. Quindi io mi fermo qui, salvo la partita, salvataggio rapido, e vedremo come combatterla nel prossimo episodio. So che è stato un episodio abbastanza breve, ma purtroppo questo oggi passa il convento. Se riuscissimo anche solo a ferire Manfred von Karstein, perché non morirà, sarò più contento di ciò. Quello che mi prefigo in questa battaglia è sfiancare i vampiri, perché non voglio conquistare Fort Oberstein, visto che c'è Himmler il bastardo laggiù in avanzo. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Lasciatemi un commentino dicendomi come, cosa voi pensate di questa battaglia, se è stata una buona opinione. Sicuramente non lo è stato da parte vostra. Le busco o non le busco? Spero che vi sia piaciuto questo episodio. A me non è piaciuto perché Vasily White è morto, ma più di quello noi non potevamo fare, ragazzi. E che Vasily Quiet possa riposare per sempre nell'etereo mondo dell'aldilà di Sigmar.